Non fa freddissimo qua, devo dirti, sono io che sono piuttosto freddoloso, ma comunque l'umidità, il mare, la notte, soprattutto la temperatura scende anche a 13, 14, 12 gradi. E quindi le case non sono dotate di caloriferi o termosifoni, ma hanno di solito una stufa, si chiama salamandra, e ci metti dentro la legna e scalda benissimo la casa, specialmente se è piccolina come la mia. Quindi oggi è il giorno della legna, l'avevo quasi finita, erano già 2-3 giorni che l'aspettavo, finalmente è arrivata. Adesso bisogna scaricarla, metterla a posto nel ripostiglio e c'è un bel lavoretto da fare. Poi non monta una rua. Ah. Non monta che sta lì. Solo. Libre. Libre. Poi. Tu è perché secca. Poi tu la sei una rua. Sì. Un monte sì. Sì. E lei già fa sol. E poi tu la apri che è al monte. Ella fica sempre umida. Ah. E assim sta sempre libera. Quando sta aperto da cosa, a gente mette la brighella. E tu sempre assim, ele bota para dentro a brighella. É porque a gente sou Luís. Oh Luís, isto aqui em cima, este pessoal é assim. A gente quer a lenha, a hoje, amanhã, mas é seca. Se ela estiver úmida, vai para trás. É isso assim, a lenha está agora aqui na rua. Chove, epá, claro que ela corre. Mas depois vento, vem vento, seca. Porque a madeira também na chupa logo. Não seca, seca. Mas a gente depois põe sempre a brighella. E se eles têm a brighella na garagem, sempre tem ar, vento dentro e tudo. E seca, e agora está seca. Messa a posto bene la legna, adesso non ci resta che ci resta? Ci abbiamo una bella fametta, Nino, vogliamo mangiare qualche cosina, ci vorremmo mettere qualcosa sullo stomaco. Capita appuntino l'opportunità per parlare di contenuti di valore, perché se io prendo 3 cibi così a caso che potrebbe avere chiunque nel suo frigorifero, quindi del tipico salamino portoghese, eccolo qua, si chiama salsiccion reggio, appare buono ed è molto buono. Poi cosa abbiamo? Una barattolo di maionese, che roba è? Vienezza, com'è? Una cacata. Tanto la vendono solo qua, non ti preoccupare, non ci può capitare. Vengono gli ospiti, se non bevono la birra che gli dai? Una bella Coca-Cola, eccotela qua. Bene, dice, dove vuoi arrivare Robby? Voglio arrivare che sai, io insomma non è che mi prendo tutto quello che mi danno. Io mi piace sapere, capire, faccio un sacco di domande. E quindi quando uno si occupa di nutrirsi, di mangiarsi, dovrebbe domandarsi quando compra delle cose che stanno dentro delle buste di plastica, delle lattine oppure dei barattoli, che cosa ci hanno messo dentro, perché queste non l'hanno raccolte per terra, non l'hanno staccate da dei rami, e quindi cosa ci sta dentro? C'è qualcosa che potrebbe farmi del male? E tutti quanti da quando siamo piccoli abbiamo visto che se ci interessiamo e andiamo a leggere le etichette di questi prodotti, ci stanno tutta una serie di cose di cui noi non conosciamo bene la provenienza, la tossicità, ma ci sono anche dei codici precisi che vengono messi, soprattutto per i coloranti. C'è sempre quel E232, E344, ma che vogliono dire? Chi è E232? Chi è E344? Sono miei amici o sono dei veleni nascosti dietro delle sigle? E quindi eccotelo qua, un contenuto di valore veramente che spacca. Si chiama Dizionario Codici E ed è
un contenuto di valore gratuito disponibile sia in carta stampata sia online in formato digitale. Cosa c'è in questo bel contenuto di valore qua? Ci sono tutte le informazioni che tu vorresti poter avere su quei famosi codicini da di prima, perché basta che tu vieni qua e guardi, ci sono elencati tutti i codici dalle 101 fino all'ultimo che non so qual è, è 1521. Per ognuno, come vedi, sulla colonna di destra c'è chiaramente indicata una letterina di riferimento con un asterisco o un altro simbolino. Che vogliono dire? Se tu scorri fino all'inizio trovi la leggenda che ti dice in maniera chiara e precisa ogni letterina che cosa significa e che cosa significano anche quell'altro simbolino e l'asterisco. Quindi fammi andare a prendere per esempio la nostra amica qua che ogni tanto ci spariamo. Che ci sta dentro di buono? Io vedo un E338. Allora sai che faccio? Io vado a prendere qua il contenuto della leva di Archimede, vado a E338. E che ti trovo scritto a E338? Acido fosforico, lettera di riferimento D. Andiamo alla leggenda. È una lettera alta, non è una A, non è una B, non è una C, è una D. Forte sospetto di tossicità. La maionese come stiamo messi? Che ci sta dentro sta maionese? Allora, vedo che c'è un E305, un E415 e ci sta anche un E202 e un E211. Andiamoli subito a vedere. Allora, E202 è una A e va bene. E211, benzoato di sodio, no 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 no. 415, gomma xantano è un C, quindi attenzione prodotto sospetto. E asterisco vuol dire proibito in uno o più paesi extraeuropei, cioè qualcuno si è preoccupato e ha fatto anche delle leggi per vietarlo. Quindi morale della favola: fuoco si può avere? Allo? Ae! Questo è un esempio fantastico di contenuto di valore gratuito. Non si paga niente, me lo porto sempre con me e siccome sono curioso vado a vedere che cosa mi metto dentro l'organismo. Eh? La leva di Archimede grande.